Innanzitutto voglio ringraziare l'Associazione Burasiana Romania che per la seconda volta ci ha permesso di essere a Sezze ospiti dell'antiquarium comunale. Ringrazio anche l'amministrazione comunale di Sezze che è molto sensibile alle iniziative del Forum Palestina a favore del popolo palestinese. Dal 20 al 27 marzo qui all'antiquarium di Sezze è in mostra Momenti della Gaza Freedom March, fotografie a cura di Salvatore Infantino, un giovane fotografo di Aprilia che adesso è a Torino per motivi di studio dove si sta laureando in ingegneria aerospaziale. Queste fotografie sono state fatte da Salvatore nel corso della Gaza Freedom March, un avvenimento mondiale dove 1.400 attivisti da tutto il mondo volevano raggiungere Gaza, la striscia di Gaza, per l'anniversario dei bombardamenti e questa loro iniziativa è stata invece tagliata dal governo egiziano che gli ha impedito di uscire dal Cairo. Pedinandoli, bloccandoli, reprimendo le loro manifestazioni e infine il 31 marzo addirittura picchiando i manifestanti. I manifestanti non si sono però arresi, hanno continuato a fare dimostrazioni al Cairo fino alla grande dimostrazione sotto l'ambasciata israeliana. Salvatore ha fatto appunto tutta una serie di foto da cui ha ricavato una bellissima mostra dei momenti di questa mancata marcia che però proprio grazie al fatto che è stata repressa è uscita su tutti i giornali del mondo e ha fatto sì che tutto il mondo conoscesse le difficili condizioni del popolo di Gaza sotto assedio ormai da più di 1.000 giorni. A Gaza non entra e non esce nulla se non per i tunnel, ma adesso il governo egiziano sta costruendo un muro sotterraneo per chiudere i tunnel e quindi porterà alla fame il popolo di Gaza. Noi stiamo dando solidarietà attiva al popolo palestinese e al popolo di Gaza con iniziative politiche e culturali, tra cui appunto questa bellissima mostra di Salvatore che è oggi ospitata a Sezze, ripeto, dal 20 al 27 marzo. Invitiamo tutti a venire a vedere queste bellissime fotografie, una maniera intelligente per passare un'ora del proprio tempo e per dare la propria solidarietà alla lotta del popolo palestinese.